pronti per la lezione di crema pasticcera. C'è qualcosa di più buono? Non lo so. Allora, vi ricordo prima di iniziare che il replay vi garantisce la possibilità di andare a rivedere tutti i passaggi che farà adesso Sara. E per primo devo imparare io. Allora, che facciamo? Allora, la prima cosa che facciamo è scaldare il latte in un pentolino. Non farlo bollire. Lo scaldiamo. Scaldiamo e basta. Lo scaldiamo insieme all'aroma che più ci garba. Quindi in questo caso io ho la vaniglia, ma possiamo usare la scorza del limone, la scorza dell'arancia, in base alla stagione, ma anche in base a cosa stiamo preparando. Te ne hai visto che è mezzo cucchiaino? Sì, diciamo mezzo cucchiaino. Mezzo cucchiaino. Mezzo cucchiaino. Possiamo metterci anche però la vaniglia quella... Certo, assolutamente. Quella si grappa. Quella ha un costo diverso, quindi si danno anche opzioni più economiche, certo, come no, la no. buccia degli agrumi. Potete fare ciò che volete. Sì. Mettiamo a sobbollire. Mi raccomando, dobbiamo aspettare che si scaldi. Però non... Deve non deve bollire, bollire non perché deve. Quando va a bollire poi va a perdere i liquidi e quindi cambia la quantità. Lo so che sembra una cosa di poco conto, no. Però quando si fa una ricetta base come anche la crema che ma ha pochi ingredienti, certo. Magari 10-20 grammi in più e meno di latte fanno la differenza. E ripeto, fa la differenza anche un errore tipo far bollire il latte. Esatto. Non deve bollire, si deve scaldare. Altro errore che si fa è quello che di lasciare lo zucchero a contatto con i tuorli. Siccome noi dobbiamo creare un pastello mescolando i tuorli con lo zucchero. Se a noi adesso ci suona il telefono, pronto? Ci distraiamo e lasciamo tutto così. Non si può fare. Lo zucchero va un po' a cuocere i tuorli e poi avremo una crema con tanti puntini arancioni pronti da vedere. Se squilla il telefono, mentre parlate, mettete il telefono appoggiato alla spalla così e continuate a girare. Esatto. Adesso mai lasciare lo zucchero fermo. No, altro errore che facciamo è non setacciare. In questo caso è ancora più importante di tutte le altre volte. E tu setacci sempre la farina. Sono testimone. Sì, perché? Perché questo è il motivo per cui vengono i grumi. Se tu non la setacci, poi dopo avrai una crema tutta grumosa. E quindi, noi setacciare andiamo, non costa niente. Andiamo a creare un pastello, come vedi. Sì. Che è abbastanza solidino. Sì, esattamente. È bello solido. Aggiungiamo un pizzico di sale nel latte caldo che andrà a stemperare un po' il sapore forte di uova. Quindi non ci uova. Dobbiamo preoccupare che quando amalgamiamo all'inizio il composto è piuttosto resistente. Sì. È normale. Perché adesso lo andiamo ad ammorbidire aggiungendo un terzo del latte caldo. Non è che deve essere un terzo preciso. Vabbè, però è chiaro. Però chiaramente... Non la metà e non tutto. Un po' meno della metà, un terzo. No, questo è importante perché se vogliamo fare le cose bene, così vengono. Sì, in modo tale da avere un composto che ha più o meno la consistenza del latte che abbiamo nel pentolino. Quindi ancora non parliamo di crema qua. No, ancora no. No. Tu considera che se avessimo messo quel composto così solido direttamente nel pentolino avremmo creato sicuramente i grumi. Invece così ho creato un composto che ha la consistenza simile a quella del latte che abbiamo all'interno. Hai capito? Quindi questo è una procedura antigrumo. Sì, esattamente. Adesso che abbiamo il latte bello caldo, alziamo un pochino la fiamma. Ma qui si alza? Alziamo un pochino e andiamo a cuocere la crema. Quindi qui portiamo a ebollizione? Allora, il trucco qual è? Intanto dipende dall'amido. Qui abbiamo usato la farina. La farina, sì. Diciamo che addensa sui 90 gradi, quindi se abbiamo anche un termometro possiamo controllare, ma basterà vedere che la crema in superficie fa le bolle, cioè ci si ferma un attimo e se vediamo le bolle... Si abbassa. Se vediamo, è pronta. Ah, è già pronta. Invece se usiamo per esempio l'amido di mais, l'amido di riso, basterà raggiungere gli 80 gradi di prima della bollitura. Ti faccio le domande quelle che sembra un esperto. Perché scegliamo la farina e non l'amido di riso o viceversa? Fai le domande trabocchetto, ma la no. risposta la so. Certo, sai. Allora, la farina dà una consistenza un pochino più soda. Okay. Quindi se per esempio usiamo la crema per farcire una torta è perfetta. È perfetto. Se invece vogliamo una crema per fare un dolce al cucchiaio, possiamo scegliere gli amidi che danno una lucentezza maggiore e poi danno anche una maggiore cremosità. Ma cambia il sapore? No, il sapore non cambia. Sempre guarda. Crema pasticcera è. Adesso vedi le bolle in superficie. Ok. Quindi vuol dire che la crema, infatti come vedi, si è addensata. Si è addensata la crema. Un minutino abbiamo. Sì, ci siamo. Quindi noi andiamo a versare la crema con una spatola nuova, perché quella di prima aveva le uova crude. Quella posso leccare dopo? Le no, sì. Non chiedo. Andiamo a versare la crema. È crema. La crema.
noi dobbiamo farla raffreddare, mi raccomando, con la pellicola a contatto, sennò si creerà una pellicina brutta a vedersi. Ma dai! E una volta che avrà, che sarà raffreddata, la possiamo inserire in una sac à poche e poi presentare in questo modo, come che vedi. Che spettacolo! Ragazzi, signore e signori, non abbiamo più scuse, la crema pasticcera fa parte del nostro bagaglio. Da oggi crema pasticcera come se non ci fosse un domani. Grazie, dopo però mi fai il dolce di oggi. Certo. Non scherziamo. Qui abbiamo fatto una lezioncina extra.